Da-dan! Capitano Acciaio! Proprio io, in acciaio e ossa. Oggi vi parlerò dell'acciaio e del suo ciclo di vita. Lo sapete che i contenitori come fusti, latte, barattoli, scatolette, tappi e bombolette, dopo il loro utilizzo diventano nuovo acciaio? Basta riciclarli. Siete pronti a scoprire come avviene questa magia? Sì! E allora partiamo! Il nostro viaggio comincia da un luogo caldissimo! L'acciaieria! Preparatevi, bambini, perché sarà come entrare nel cratere di un vulcano! Guardate! Tutto ha inizio in acciaieria, dove il materiale ferroso viene fuso in alto forno, un enorme catino a forma di torre che raggiunge una temperatura elevatissima, più di 1000 gradi. A questo minerale grezzo vanno aggiunti il carbon fossile e anche una piccola quantità di rottame ferroso. Si ottiene così la colata d'acciaio, cioè l'acciaio fuso che poi viene modellato in varie forme, i semilavorati. Tra questi ci sono degli enormi rotoli di lamiera, da quella più spessa, utilizzata per esempio per la costruzione delle navi o delle automobili, a quella più sottile, chiamata lamierino, che verrà usata per produrre gli imballaggi. Forte, non è vero? Ed ora si va in un altro posto che vi piacerà, lo scatolificio! Negli scatolifici arrivano i rotoli di lamierino rivestito di stagno o cromo. È la banda stagnata o cromata da cui si ricavano fogli di varie dimensioni, poi trasformati in barattoli, scatolette, tappi, coperchi, secchielli, latte, bombolette, fusti e molti altri imballaggi che servono a contenere alimenti, vernici e altri prodotti. Visto come si fa a produrre gli imballaggi d'acciaio? Questo barattolo, per esempio, è perfetto per i prodotti alimentari. Ma sapete cosa succede dopo? Scopriamolo subito! Nelle industrie utilizzatrici, gli imballaggi vengono riempiti, chiusi e stoccati, ovvero preparati per essere spediti nei magazzini e nei vari negozi e supermercati. L'acciaio è ermetico e impenetrabile, e per questo è il materiale ideale per contenere e conservare gli alimenti. Gli imballaggi in acciaio preservano il loro contenuto dall'aria, dalla luce, dall'umidità e dai batteri che potrebbero attaccarlo. Ma ha molte altre qualità: robustezza, resistenza, sicurezza ed ecosostenibilità. Un vero amico dell'ambiente. Insomma, non per vantarmi, ma sono a dir poco invincibile. E pensate un po', sono fatto di un materiale che si può riciclare al 100% tantissime volte. Infinite volte. Ma non faccio tutto da solo. Anzi, parte tutto da voi con la raccolta differenziata. Un gesto piccolo ma importantissimo per difendere l'ambiente. Al supermercato i prodotti negli imballaggi d'acciaio sono tantissimi. Pomodori e altri vegetali nei barattoli. Tonno. Sardine e sgombro nelle scatolette. Panna montata. Ma anche prodotti per la pulizia della persona e della casa nelle bombolette. Tappi. Chiusure. Scatole di biscotti, di caffè. E latte per l'olio. Abbiamo fatto la spesa. Abbiamo portato a casa il nostro prodotto e lo abbiamo consumato. Che cosa avviene ora? Cosa ne facciamo dell'imballaggio che lo conteneva? Facile! Dobbiamo fare la raccolta differenziata, seguendo le regole del nostro comune. Mi raccomando, ragazzi, ora che sappiamo come comportarci non ci sono più scuse. Ma vediamo che cosa succede dopo aver fatto la raccolta differenziata. Gli imballaggi d'acciaio vengono raccolti con gli imballaggi in plastica oppure con quelli in vetro,
Questo lo decide ciascun comune. I mezzi di trasporto ritirano la raccolta differenziata e la trasferiscono in una piattaforma di selezione, un centro dove si separano gli imballaggi a seconda del materiale di cui sono fatti. Gli imballaggi d'acciaio che contengono ferro vengono separati facilmente con un nastro magnetico. Successivamente vengono portati in un altro centro specializzato che lavora per il consorzio Ricrea. Qui vengono puliti, sminuzzati e triturati, diventando delle specie di pepite. Proprio così, delle pepite! Non d'oro, ma di altrettanto prezioso acciaio. Eccola qui la nostra pepita d'acciaio. Wow! Che lavoro incredibile! Volete vedere che cosa succede a questo punto? Sì! Guardiamolo insieme! Le pepite di imballaggi d'acciaio arrivano nelle acciaierie elettriche, dove vengono caricate nel forno elettrico e rifuse per ottenere un acciaio di ottima qualità, che conserva tutte le sue caratteristiche iniziali. Il riciclo dell'acciaio ha molti vantaggi. Primo, viene recuperata una materia molto preziosa. Secondo, l'imballaggio non viene disperso nella natura o nelle discariche. E infine, la produzione di acciaio proveniente da raccolta differenziata fa bene anche dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, con grande beneficio per l'ambiente. L'acciaio può essere riciclato infinite volte. Per questo è di gran lunga il materiale più riciclato al mondo. L'Italia è tra gli stati più virtuosi. Quasi tutti gli imballaggi usati vengono differenziati e avviati a riciclo, trasformandosi in nuovo acciaio. Ma noi italiani siamo bravissimi! Dai, vantiamoci un po', ce lo meritiamo! Continuiamo così, avanti tutta! Con l'acciaio appena riciclato si producono tanti oggetti chiamati riprodotti, parti di ponti, componenti per l'edilizia, rotaie, ma anche fontane, tombini, chiavi inglesi e bulloni. Ferro battuto per ringhiere e cancelli. Panchine. Rastrelliere e biciclette. Mica male, vero? È una magia! Proprio così. Il nostro viaggio finisce qui, cari bambini. Missione compiuta! Allora, farete la raccolta differenziata degli imballaggi d'acciaio? È il momento di salutarvi ora. Il nastro si riavvolge e la storia ricomincia. Grazie, Capitano Acciaio. Torna presto. Scoprite di più sul ciclo degli imballaggi d'acciaio su www.ricreaedu.org e seguiteci su Instagram, Facebook e YouTube.